Magic Movie Park. Oggi visiteremo uno dei posti abbandonati più grandi d'Italia. 15 sale cinema, 21.000 metri quadri di abbandono. Questo è quello che rimane del grande colosso cinese. Attenzione, questo video è stato realizzato per puro scopo informativo. Nulla è stato compromesso e non sono stati compiuti atti vandalici. La prima tappa di oggi è un deposito di tram abbandonato. Ok, prima di catapultarci dentro Magic Movie Park abbiamo esplorato un piccolo deposito di tram. Piccolo si fa per dire, tra una cosa e l'altra c'erano una quindicina di tram. Stiamo testando il primo tram che non si trova in così brutte condizioni, ci sono solo un po' di vetri rotti. Sta roba che passi da un tram all'altro semplicemente così è veramente soddisfacente, è una cosa veramente figa. 1, 2, 3, 4 e 5. Mamma mia. Volendo possiamo andare anche a fare manutenzione ai tram. Ah, mi sa che abbiamo un po' di problemini qua sotto. Questa montagna di rifiuti si affaccia esattamente su Magic Movie Park. Il grande colosso ha una storia misteriosa dietro. Praticamente dopo averlo comprato, un imprenditore cinese condannato a morte nel suo paese tentò di trasformare parte dell'immobile in una grande cinamercato. Beh, insomma, bello. Vendette 170 spazi commerciali senza autorizzazione, per poi chiudere tutto. E come reazione, i commercianti sequestrarono Zichai per 24 ore tenendolo chiuso nei bagni del Magic Movie. Sto posto è veramente immenso, cioè veramente immenso. Cioè, guardate che roba. Le scale. Mamma mia. Tutta questa roba è abbandonata, praticamente è distrutta, cioè non c'è praticamente più niente. Sembra di girare in un posto di un film apocalittico, cioè veramente figo. Potrebbero farci un set di un film. Pazzesco. Sto cinema praticamente è bruciato. Questa è un'altra sala del cinema e anche questa è completamente tutta bruciata. Hanno smantellato praticamente tutto, pure le scale mobili, non c'è più niente, praticamente non c'è più niente da rubare. Ecco i chiari segni del cinema. Scatole di popcorn. Anche qui è un corridoio che praticamente ci portava tutte le sale del cinema, infatti anche queste due sono due sale del cinema. Questa parte credo che non sia... Bella. Bruciata, chiaramente un po' messa male perché è un posto abbandonato, però almeno non è bruciata, insomma. Esploriamo la sala del cinema. E si dice che comunque sono sporchi e non messi bene, cioè non sono rotti. Oh, però è comodo veramente. Siamo scesi sotto e siamo arrivati a questo piano qua in cui è praticamente tutto distrutto. Ci sono delle baracchine con delle grate, credo che magari fossero dei negozi prima. Possiamo ufficialmente abbandonare questo posto. È stato molto bello, specialmente il cinema, è stato veramente devastante. Siamo venuti apposta per il cinema, del resto del centro commerciale e di quello che ne è rimasto non ci interessava tanto, principalmente il cinema. Ah, ragazzi, voi penserete, cosa servono questi? Ed è una bellissima domanda.